fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Filippesi, capitolo 2, verso 3. Le cose vere. Sarà capitato sicuramente a ciascuno di noi di sentirsi migliore di altri. Ognuno pensa che le proprie azioni siano giuste e probabilmente sarebbe assurdo pensare il contrario. Il problema non è pensarlo. Il vero problema è non guardarsi intorno, non confrontarsi con la gente, non stabilire obiettivamente dove si trovi la verità. Sappiamo che esiste una sola verità rivelata a tutti gli uomini. Il problema è che la verità non convince tutti allo stesso modo. Ognuno porta avanti le proprie teorie. La verità e le cose vere non sono tali, perché un gruppo cospicuo di persone sostengono questo, ma sono tali perché rispondono a dei canoni che Dio ha stabilito. Ognuno interpreta la verità a modo suo. Ognuno pensa e crede quello che gli fa più comodo o quello che più frequentemente gli hanno insegnato, o ancora quello che la maggior parte crede. Ma dov'è la verità? Dove sono le cose vere? Su questa terra possiamo solo avvicinarci a tutto ciò, ma un giorno sapremo ogni cosa. E allora? Seguiamo l'insegnamento che ci viene proposto dall'Apostolo Paolo, e nessuno pensi male di quello che c'è nel cuore dell'altro, ma lo stimi, lo rispetti e chieda al Signore che gli faccia comprendere tutta la verità.